Vi ringrazio, siamo oramai in più di 110, quindi possiamo incominciare la nostra chiacchierata. Prosegue la giornata di Domo Rincontra oggi pomeriggio con il mio caro amico Clovis Tanger, che ringrazio moltissimo per essere intervenuto. E quindi lascio a Valeria l'inizio dell'intervista e poi tutte le domande che vorrete fare inviatele come sempre, in modo tale che Clovis possa rispondere. Grazie ancora e buona chiacchierata. Grazie Andrea per l'introduzione. E tutti voi sicuramente conoscete già benissimo la Maison Tétanger, conoscete Clovis, con cui abbiamo iniziato a chiacchierare già da qualche minuto, però per chi magari è più nuovo, per i nostri agenti che ci hanno raggiunto da meno tempo, e comunque per tutti quanti è sempre bene, insomma, ripetere un pochettino. Quali sono, Clovis, i valori di una maison di champagne così antica e quali sono veramente i tratti distintivi rispetto alle altre maison di champagne? Rispondimi pure in italiano, in inglese, come vuoi, io ti cerco di aiutarti il più possibile. No, grazie, grazie a te, grazie a Andrea. Sono molto onorato di partecipare al vostro... alla vostra riunione, virtuale. E prima di cominciare la discussione tra noi, io vorrei dirvi la nostra solidarietà per voi, per gli amici italiani, per una nazione che noi francesi amiamo molto, e per quella abbiamo molto di rispetto. Viviamo tempi duri, tempi strani, tempi unici, che non abbiamo pensato di vivere una volta nella nostra vita, però io penso che non dobbiamo lamentare, non dobbiamo piangere, dobbiamo fare cose più... Ora si scende, mi sono... Così dire, fa così, guarda. Allo. Allo. Scusate i microfoni, mi raccomando, lasciateli in modalità muto. Ok. E noi andiamo a vivere cosa forse più brutale nel futuro, però dobbiamo rimanere ottimisti, dobbiamo rimanere pieno di luce, pieno di amore, perché la vita è bella, perché la vita è così, è un po' champagne. E lo champagne, io adesso sono in un piccolo villaggio nella campagna. Sono una parte della settimana all'ufficio, un'altra parte nella mia casa. E nel mio piccolo villaggio, 100 anni fa, era la metà del villaggio che è morto a causa della prima guerra mondiale, 200 persone su una popolazione di 400 persone, tutti maschi, tutti giovani. E adesso io misuro la fortuna che noi non abbiamo vissuto la guerra. Viviamo altri problemi, però oggi è molto più, è duro, però è più calmo. E quando mettiamo tutte le cose in prospettiva, penso che possiamo dire che noi siamo privilegiati, siamo fortunati. E dobbiamo essere felici della nostra vita. I valori della Casa Tétanger
sono i seguenti. Siamo soprattutto una casa familiare. Qual è una casa familiare? Una casa familiare è una casa che precisamente durante questi momenti va a rimanere serena, va a rimanere umana, con un cuore. E oggi non ho la ricetta per uscire bene dalla crisi, sicuramente no. Non conosco il futuro, non tengo una bolla di cristallo, una pallone di cristallo, non so il futuro, però io sono sicuro che valore normale, valore di umiltà, valore di cuore, valore di qualità nel prodotto, negli uomini, sono valori che saranno sempre valore per domani. Io penso che sono più che mai più che mai ho la volontà di fare cose bene, non solo un prodotto, però al lato di me, al lato con i miei impiegati, con la mia famiglia. Io penso che la vita è corta, la vita è bella, e se possiamo fare qualcosa di bene è bene, e di dare felicità ai clienti, di dare felicità a nostri amici, di dare felicità ai nostri impiegati, operai, è qualcosa che mi ha sempre toccato, mi ha sempre guidato, e oggi più che mai non è una cosa di guadagnare più di soldi, però per me è la cosa più di salvare, di aiutare la vita dei più deboli, delle persone che sono nella più grande difficoltà. Non sono un uomo buono, però io provo di fare il mio migliore. e quella io penso che quelli sono i valori della nostra famiglia, valori umani, valori di qualità, valori culturali, perché siamo soprattutto un'azienda di cultura. Abbiamo una storia lunga, non solo familiare, però lunga della storia delle Conde Champagne, della zona di Champagne, che è una zona molto antica, una zona romana. La Champagne è divenuta Champagne all'epoca romana, fa più o meno 2000 anni fa, e noi proviamo solo di continuare una storia, una tradizione che supererà la nostra storia personale, e punto. Certo, grazie Clovis. Quindi insomma abbiamo capito che la famiglia è davvero uno dei valori principali della Maison de Tétanger e che guida un po' tutte le vostre scelte. Immagino quindi che sia stata una decisione presa in famiglia anche quella di affrontare questo periodo particolare e questa crisi nel migliore dei modi, come ci hai raccontato. Ma dal punto di vista commerciale, quali sono le scelte che Tétanger ha deciso di prendere in questo momento? Penso ad esempio all'uscita, magari alla presentazione di nuove annate. Che cosa avete deciso? Uh,
È una cosa difficile di rispondere, perché per dire la verità, non abbiamo previsto questa crisi. E oggi nell'Italia, nella Francia, viviamo più o meno la stessa situazione, con problemi più o meno gli stessi, però la prima cosa è di uscire dalla crisi vivente sicuramente la parte economica è malissima, però sarà una vita domani, non hai particolare plan da fare. Oggi la crisi, di uscire dalla crisi è una cosa che si farà naturalmente. La vita si riorganizzerà naturalmente. No, la vita economica è come la vita della naturalezza. Le cose si riorganizzano naturalmente e noi dobbiamo solo seguire, dobbiamo solo essere cerca del cuore dei nostri clienti, dei nostri amici, di fare il nostro migliore, e poco a poco le cose si riorganizzeranno naturalmente, immagino. Io mi ricordo della crisi del 2008-2009. A questa epoca ho preso la direzione di Tétanger senza nulla esperienza, però era giusto il momento quando noi abbiamo ricomprato la nostra casa, la nostra azienda. L'abbiamo pagato un prezzo di follia, sì, un prezzo molto alto, insomma. Molto, molto alto. E mi ricordo quando, nel mezzo di ottobre 2008, ero nella Spagna. E con il mio agente a Madrid, e io vado al ristorante alle 11 della notte, perché è il tempo spagnolo, e un ristorante che normalmente è pieno di persone, e questa notte il ristorante, a causa della crisi, era vuoto. Totalmente vuoto. Normalmente è un ristorante che potrebbe accogliere 200 persone, e questa notte era vuoto. E mi sono detto, Clovis, nel stesso momento la borsa, la stock exchange, se perde 10% nel un giorno, e mi sono detto, Clovis, è la fine della mia vita. Abbiamo messo tutto il nostro il nostro cuore, i nostri soldi, nell'azienda, e andiamo a perdere tutto. Però mi sono detto, Clovis, ok, se dobbiamo morire, almeno moriamo con class. Andiamo a morire con eleganza. Certo. Ma Clovis, a proposito di questo, ti volevo chiedere, visto che appunto i ristoranti, come già nel 2008, insomma, stanno affrontando un momento estremamente difficile, ricordiamo che lo champagne è comunque un prodotto che per il consumo casalingo è ideale per festeggiare tutti i momenti, diciamo, con la nostra famiglia, ma anche per riportare un po' di allegria in quella che può essere sicuramente il champagne
è un simbolo di amore, un prova di amore, un prova di vita, un prova di un modo di dire a qualcuno, a qualcuna, ti amo, ti rispetto, e molto di più. E io penso che non sono inquieto per lo champagne, però io penso che domani sarà veramente un momento champagne, perché sarà un momento di celebrare, di festeggiare e di dire a tutti i nostri amici che abbiamo perso durante le tre ultimi mesi, ok, siamo felici di essere in questo mondo, siamo felicissimi di vedervi, siamo felicissimi di... lo champagne è veramente il vino dell'amore, della felicità, della... Più che mai dobbiamo, io penso che dobbiamo, la mia ricetta domani per superare sarà di festeggiare più che prima, perché viviamo in un mondo un po' serioso, un po' snob, e qualche volta dimentichiamo le cose semplici, le feste semplici, l'amore semplice e domani sono sicuro che noi abbiamo la voglia di ridere un po' di più. Esatto. di perdere un po' la nostra serietà, e io penso che sarà bene. Sicuramente. E proprio in questo periodo in cui magari si ha più tempo per riflettere, per dedicarsi ai progetti futuri, in Tétanger state per caso lavorando a dei nuovi progetti, magari a una rivisitazione di quelle che possono essere le etichette attuali? Si parlava di magari un rinnovamento dell'attuale etichetta del Brut? Sì, lavoriamo, è vero, lavoriamo sulla rinnovazione della nostra gamma, il design. Lavoriamo anche sull'uscita del Comte de Champagne Blanc de Blanc 2008, che abbiamo rinviato a causa della crisi del Covid, e vogliamo lanciare il 2008 quando i tempi saranno più felici, perché oggi ci sono priorità che sono più importanti, è normale. Però sì, oggi, per dire per fare un'analogia, oggi nella nostra azienda abbiamo preso la direzione dopo il mio papà che ha lasciato noi il management dell'azienda dall'inizio di gennaio. Dunque oggi è il tempo per cambiare qualche cosa: il marketing, la comunicazione, qualche cosa più ancora più profonde, però a causa della crisi dobbiamo dire che gestiamo la crisi e gestiamo un po' il futuro, però oggi gestiamo soprattutto la crisi. Capisco. È un po' la situazione, credo, in cui si trovano tutti quanti in questo momento. Sì. Però, sì, di me. È arrivata una domanda, Clovis, che riguarda proprio i cambiamenti e i rinnovamenti nel mondo della comunicazione, in cui sono sempre più protagonisti
i social media e tutto ciò che è il mondo digitale. Come Tétanger utilizza questi nuovi mezzi di comunicazione per restare sempre in contatto con i propri clienti? So, devo dire che a livello personale io odio i social media. Non ho Instagram, non ho Facebook e non voglio mai essere o vivere con questo a livello personale. A livello professionale è vero che le reti sociali sono divenute più importanti, però tre cose. Oggi non sono un fan della nostra comunicazione digitale per alcuni motivi, però dobbiamo riorganizzare questa e forse di allineare la nostra comunicazione digitale con i nostri valori che sono più culturali, che sono più umane, che sono più autentici e abbiamo una nuova direttrice marketing e comunicazione che è arrivata il 1° di aprile, so è un pochino un po' presto per sicuramente è qualcosa che va a evolvere. Definitivamente io posso dire che la casa non sarà mai una casa digitale, però sarà sempre una casa reale che preferirà la realtà, i momenti veri, le feste veri, le emozioni vere a emozioni virtuali. Io forse sono troppo vecchio, però io non considero il mondo come un mondo virtuale. Voi siete umani con un corpo, con valore, con la vostra propria storia, bla 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 bla, la vostra famiglia. Non è virtuale, è qualcosa di reale, di autentici, e non voglio che la casa divenga virtuale. Capisco. Tra le domande che ci stanno arrivando, Clovis, avete intenzione in futuro di fare una cuvée Blanc de Blanc Sané, oppure voi farete sempre delle cuvée, insomma, con annata? È qualcosa di che è una domanda e una riflessione che viene spesso ogni anno. Però devo dire che se facciamo un blanc de blanc normale, un po' più basso che il Comte de Champagne, forse sicuramente sarà di top qualità, però il nostro pensiero sarà che noi andiamo a uccidere il Comte de Champagne. Per esempio, Ruinart, quando ha lanciato il suo blanc de blanc molto più basso che il Don Ruinart, il Don Ruinart è totalmente divenuto morto, è una bottiglia che non si vende più, che non esiste oggi, e io penso che è meglio di capitalizzare sul Comte de Champagne, forse di lavorare molto di più. Però oggi sono un po' più freddo con l'idea di lanciare un secondo blanc de blanc, perché penso che quello va a cannibalizzare
va a uccidere il conte Champagne. E oggi è il mio pensiero, però forse mi sbaglio, però non lo sento bene. Capisco. E invece la stessa domanda ci arriva anche per la scelta di proporre un pas dosé, quindi ad oggi Tétanger non ha questo tipo di prodotto, però è un trend molto forte sul mercato italiano. Lo farete mai? Quando sono arrivato nello Champagne, nello anno 2007, era la moda entro il mondo dei giornalisti, era lo Champagne zero dosage, era i pequeni viticoltori. Oggi due cose. Questa moda non ha mai esistito. Quando vedo i figuri, i piccoli vigneron andano, la grande maggiorità andano male per alcuni motivi, e lo champagne senza dosage anche di più, molto male. Non è una trend che una trend dei consumatori, dei consumatori. Io a Tétanger, io parlo della mia voglia, mia esperienza. Io non voglio fare nuovi prodotti per nuovi prodotti. Io voglio migliorare prodotti che esistono. Per sempre fare prodotti più solidi, più rafforzarvi insomma sul mercato, ecco. Però per fare nuove cuvée per motivi di comunicazione, per motivi di immagine, senza base tecnica di ottima qualità, senza piacere per i consumatori, non lo voglio. Oggi la marca Tétanger è tipo una marca come la Audi o la Mercedes. Facciamo prodotti di grandi qualità, però prodotti che con fiabilità. Esattamente. Io non voglio perdere il mio tempo di fare prototipi che non vanno a uscire, che non vanno a funzionare e che non vanno a piacere ai consumatori. Oggi non vedo bene i nuovi prodotti che possiamo inventare. Io penso che la nostra gamma è più o meno di ottima qualità, possiamo sempre fare di più, abbiamo forse bisogno di cambiare il marketing, di migliorare qualche aspetto della marca, però di fare qualcosa di nuovo per fare di qualcosa di nuovo, non è la mia voglia. Ancora sono un po' forse un po' vecchio, però io penso che il consumatore di domani vuole più di costanza, di serietà, che di delle cose false, delle cose al corto termine. Non lo sento bene a livello personale. Certo, ma questa strategia di Tétanger devo dire che è estremamente chiara e insomma la comprendiamo molto bene. Tra le domande che ci arrivano, a parte tantissime curiosità sul Conde Champagne 2008, come è stata l'annata, come sarà quella 2019, ma su questo magari direi che potremo soffermarci di più quando effettivamente sarà lanciato il prodotto, per non dare insomma troppe
troppe anteprime, ci chiedono invece di un altro progetto, ovvero le vostre vigne in Inghilterra. Sì, è un progetto che mi tocca molto, perché è un progetto io posso dire un progetto che era per me un progetto un po' strano, che era il sogno del mio papà. È un progetto un po' strano, però sono andato qualche mese fa per la prima volta nella nostra azienda, nei nostri vigneti, e ho scoperto la Toscana dell'Inghilterra. Ho scoperto belli villaggi, belle zone con un charm, con una cultura da morire. E io penso che per noi fa molto senso, perché è una zona a 4 ore di macchina di Reims, della Champagne. Possiamo fare grandi vini. È una zona meravigliosa dal punto di vista culturale, architetturale, romantico, e hai tutto, e c'è tutto. E io penso che è un progetto che va a funzionare da morire, soprattutto nell'Inghilterra. Io non penso di vendere molto di vino inglese nell'Italia o nella Francia, però nell'Inghilterra, e io vi invito, io spero che una volta possiamo organizzare un viaggio insieme nel Kent, perché non è lontano dell'Italia o della Francia, per scoprire una regione che noi tutti insieme conosciamo molto male. Voi avete un'azienda adesso nell'Inghilterra, Prestat. Forse sarà un momento per un giorno nell'anno prossimo per organizzare un viaggio a Prestat e nel Kent, per scoprire un parte dell'Europa che è bellissima e che noi conosciamo poco. Assolutamente, nel prossimo viaggio di Andrea Macchione in Prestat vi incontrerete a metà strada e visiterete i vigneti nel Kent, assolutamente con piacere. Clovis, io ti ringrazio, perché il tempo purtroppo è a nostra disposizione, è terminato, e veramente ogni volta ci regali delle bellissime parole anche per affrontare questo momento un pochettino difficile. Dalle domande i nostri agenti sono sempre molto molto partecipi alle tue parole. Tra l'altro, forse c'è una nostra agente che voleva ancora chiedere qualcosa, la vedevo. Marisa, volevi chiedere qualcosa? Ti devo sbloccare il microfono? Fammi un cenno. Sì, allora, sblocchiamo un attimo Marisa, che ci voleva ancora chiedere una cosa. Eccola. No, non riesco a sbloccarti. Quando siamo in tanti, purtroppo l'applicazione un po' si va in crash, ma Marisa, prova a schiacciare sul tuo microfono, se no scrivi nella chat. Eccola. Mi senti? Eccola. No, volevo capire com'è questa zona dell'Inghilterra, che particolarità, me la stava spiegando ma non ho capito bene, e poi perché deve sempre andare solo l'amministratore delegato? Chi è l'amministratore delegato? Ma io. Rappresentante di tutti. Non ho capito io, cioè, qui vanno solo gli altri, vanno sempre certi signori. Io vengo volentieri, pago la mia quota, ma vengo volentieri, perché mi interessa vederla. Assolutamente, beh, se organizziamo assolutamente tramite il nostro... Pago, no, gratis, ci mancherebbe, perché conoscendo qua non è che siamo molto larghi di manica, giusto per...
E sulle caratteristiche della zona del Kent, magari lascio brevemente a Clovis dirci qualche informazione in più a livello poi del vino, che caratteristiche dà questo territorio. Sì. È una zona sulla stessa latitudine che la Champagne. La terra è più o meno la stessa con gesso, come si chiama? Gesso. E una campagna, e la campagna, per dire una cosa, il Kent è il giardino dell'Inghilterra. Ci sono apples, ci sono verdura, ci sono campi verdi, ci sono arbori, è una zona, la zona del Dio per l'Inghilterra. Più che la parte agricola, anche ci sono la parte culturale, con una città specialmente che si chiama Canterbury, che è una città molto vecchia dell'Inghilterra, e tutto è rimasto come prima, come mille anni fa, come 500 anni fa. Sì, hai bars, ci sono bars, pubs, di quasi 500 anni, che sono più o meno gli stessi, però è qualcosa da unico, da vivere, e io non posso dire di più, però è molto, 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 molto romantico. Va bene, allora non vediamo l'ora, insomma, di assaggiare poi le cuvée che saranno realizzate con le uve di questo territorio, per sentire nel vino tutto quello che ci hai raccontato. Sì? Per finire questa conversazione, io voglio veramente ringraziarvi della vostra fiducia, ringraziarvi della vostra del vostro amore, e devo dire che io voglio reciprocare questa cosa, la nostra fiducia, nostro amore per voi, nostro rispetto per voi, e dirvi che noi vi pensiamo. È vero che la situazione è difficile per voi, fratelli, sorelle d'Italia, per noi anche francesi non è più bene, le cose non andano più bene, però viviamo qualcosa di unico, e sono certo che domani andiamo a ridere di nuovo, a godere la vita di nuovo, e saremo qui con voi domani, con molto piacere. Grazie Clovis, davvero per il tuo tempo. Ringrazio anche tutti coloro che ci hanno seguiti questo pomeriggio, e vi ricordo che alle 17 invece saremo di nuovo connessi con Lamberto Gancia per parlare di Vermouth, quindi vi aspettiamo. Grazie Clovis, ti mando un grande abbraccio virtuale a nome di tutti. Un abbraccio. Ciao Clovis. Grazie a tutti. Ciao.